In questi locali si sono conclusi i 40 anni dalla nascita di Telebiella, la prima TV libera italiana. La nostra per un momento si è fermata. Sapete qual è la loro proposta? Che si sono impegnati nell'arco di questi anni a costruire dei percorsi di giustizia, per affermare i diritti, cercare la verità. Stiamo per partire finalmente per questa riedizione dell'ANA storico. La frase che mi sono detto da solo per andare a Telebiella. Io sono un uomo di ringhiera, un uomo di barriera, sono riuscito a rimanere tale anche tutte le esperienze che ho fatto, tutte le cose. Chi è questo Raffaello d'Italia? Gerolamo Gaslini, un imprenditore ligure. Un uomo anziano, tuttavia ancora vitale, che trasmette forza e sicurezza. La banca del territorio, la banca di casa, è vicina allo sport, è vicina. Cari fratelli e sorelle, sono molto lieto di essere con voi questa sera. Conclusi i 20 anni di collaborazione con la TV regionale Telecupole. Per dovere di ospitalità diamo il benvenuto agli amici della redazione di Biella, la signora Ivana Ramella, e sarà lei a presentarci, abbiamo la responsabile di rete, giusto? Certo, buonasera a tutti intanto. Abbiamo la responsabile di redazione che è la signora Laura Lorenzini. E vorrei presentarvi questo signore, perché se esistono le televisioni libere, le televisioni private e le radio libere, lo si deve a questo signore. Grazie a questo articolo 21 della Costituzione ha detto tutti possono esprimere il proprio pensiero e lui ha fondato Telebiella, è vero? Certo. Ecco, e di lì sono iniziate le televisioni private. Un grazie particolare al nostro grande maestro, al Peppone. Tu sei sempre stato un nostro grande maestro e oggi ci sei di stimolo in quei momenti che chissà cosa che capita. E lui da buon piemontese, fioi, dunse da fe perché è alle ura. E i 15 anni della web tv telebiella.it. Costantino Ferro e la moglie Loredana Nauferi della Costa Concordia. E c'è stato questo colpo fortissimo, la nave si è inclinata, si sono aperte le porte degli armadi, le cose volavano per la stanza, ed è andata via la luce poi. L'equipaggio è solo da lodare, perché per noi sono stati di aiuto, di conforto e sono andati da fare veramente tanto. Facciamo una rapida carrellata attraverso questi anni, partendo dal primo annuncio di Telebiella, che allora, come ricordate, trasmetteva via cavo. Da questo numero il nostro video informatore inizia la sua pubblicazione periodica con scadenza settimanale. No, pericolo dell'oligopolio non esiste in questo caso. Quella limitazione fu una limitazione eccezionale. Il principio è quello della libertà. Dove non sussiste un motivo per limitare, non deve sussistere l'eccezione, deve avere vigore la regola, che è quella della libertà, altrimenti quel principio da cui abbiamo cominciato a trattare l'argomento, così solenne, finisce per non avere un vero significato. Io direi che è più facile un oligopolio della stampa, più facile un oligopolio della stampa che un oligopolio della televisione via cavo. Perché costa molto di più fare un giornale, anche un piccolo giornale, di quello che può costare fare un impianto di televisione via cavo. È così, vero? È così. La nascita di Telebiella è stata possibile grazie all'intervento del pretore Giuliano Grizzi, Giorgio Frignani, presidente dell'Unione Industriale Biellese, e del direttore Giancarlo Forconi. E tanti auguri a Telebiella sempre, che continua a seguire veramente con simpatia da partigiano. Col di che no signor Lagnus la terra, alla visca ionne a Ierupatanu, all'ente che da crea la nostra biela, anquate quattro mot la decidu. Io sono uno della TV Scema e quella frase che mi sono detto da solo
per andare a Telebiello. Ho detto: io sono uno della TV scema, ma voglio essere il primo a fare quella intelligente. L'amore gratis non esiste mica, perché se rende un occhio della testa ti costa quantomeno la fatica di divertirti come fosse festa. Sono un po' matta ma sono tanto buona, a volte vado pure a simpatia, per le colleghe sono una barbona, io dico che soltanto gelosia, perché son milanese il cuore in mano di quelle che ci fa la compassione, chi è stato abbandonato per nano e porta in faccia la disperazione. 40 anni fa nasceva Telebiella, prima TV privata italiana. La proliferazione dei canali ha cambiato il mondo della TV e anche la vita degli italiani. Ha dato un grosso contributo Enzo Tortora, Lauzi, che venivano in questa televisione a esprimere quello che non potevano fare nella televisione di Stato. A San Vincent andavamo fuori col pullman e il proiettore e facevamo il controfestival di Sanremo o controfestival di San Vincent. Mille ostacoli giudiziari, i carabinieri che oscurano Telebiella che manda la sua chiusura in diretta. Signori, sono con noi il Raj, Dot, Arc, Ing, Publ, Cav, Com, Ezio Greggio. Mi spiego, te l'ho già detto altre volte, io ho delle passioni, così degli hobby e praticamente faccio delle cose. Io sono ipnotizzatore. Come? Che me sarebbe dire? Io non ci credo, sai. Come non ci credi? Non sai che io sono uno specialista di queste scienze occulte. Sono un mago, veramente, sono un ipnotizzatore eccezionale. Alla prova. Fermo lì? Ci sei? 1, 2, 3! È andata male, chiedo scusa, purtroppo. E magari una botta lì? Niente. Come faccio? Diamo uno sguardo anche a passati collegamenti avvenuti con Telecupo. Raccontaci un po' di questo evento storico che veramente ha cambiato il sistema di comunicare. Ma sai che c'ho la lingua, io sono talmente abituato a parlare che in questo momento non parlo, c'ho anche un po' di pelle d'oca perché è la prima volta che vengo intervistato. Sono 25 anni che faccio TV, la prima volta che mi intervistano, non mi hanno mai chiesto assolutamente niente. L'avventura di Telebiella durerà ancora a lungo. Oggi ha aggiunto il suo nome la sigla A21, ma realizza anche servizi e collegamenti dal biellese per la nostra emittente Telecupole, con cui negli anni è nata una fedele collaborazione. Al timone di Telebiella c'è sempre Peppo Sacchi, che non ha perso smalto né voglia di raccontare le verità scomode. Di idee in cantiere, c'è da giurarci, ne ha ancora molte. Grazie della linea. Nel collegamento di oggi parliamo della storica Telebiella, che attualmente rappresenta la redazione biellese di Telecupole. I 35 anni dalla nascita della prima TV libera italiana sono stati celebrati in un convegno organizzato dall'Unione Industriale Biellese nel Teatro Sociale Villani di Biella sul tema televisione e impresa. Questi locali che vediamo si trovano a Città Studi Biella, il polo universitario biellese. Esiste una parte percorsa solo dagli speleologi che riserva continue sorprese. C'è un mondo sconosciuto che offre straordinari spettacoli di bellezza e non solo. Ma cosa ha rappresentato Telebiella nella storia delle telecomunicazioni in Italia? Certamente uno spartiacque tra il monopolio statale e le televisioni private. Quello che emerge del sistema radiotelevisivo italiano, contrariamente a quanto avvenuto altrove, ad esempio in Francia, dove c'è una legislazione molto diversa in materia, e nel panorama dell'offerta televisiva attuale, che vede la piattaforma digitale, la pay TV, la pay per view, la satellitare, la TV generalista, la TV privata e il servizio pubblico, quindi molto articolato, manca però un pezzo importante. Manca il pezzo che sarebbe dovuto nascere da un'esperienza come quella di Telebiella. Manca la TV privata, sì, non necessariamente commerciale e comunque locale, perché la televisione locale in Italia non esiste. Sono contenta che di questo, di quest'epoca, si stia tornando a parlare. Mi è capitato di recente a vedere al Festival della Fiction di Roma un'anteprima di I Televisionari, dove ci sei anche tu? Sì, sì.
dedicato proprio ai televisionari, a coloro che hanno cominciato a fare televisione in quegli anni lì, nelle situazioni più disparate, in Veneto, in Sicilia e modestamente a Biella, che però è stata Biella, la ricorda tutto il mondo. Io credo profondamente che questa nostra esperienza perduta allora, adesso, come diceva lui prima, proprio con internet si possa recuperare. Io credo davvero che il pubblico, gli spettatori abbiano voglia di in qualche modo di reimpossessarsi del mezzo, no? Perché se il mezzo è il messaggio, non ci sta piacendo proprio più, per certi versi, per molti versi, quindi però c'è necessità ugualmente di esprimersi. Quindi io credo che se ci sarà una tecnologia semplice, come può essere internet, non costosa, non controllata per ora, e speriamo, questa può essere la valida alternativa a 40 anni dopo alle televisioni di allora. E non a caso, torno a quello che si diceva prima, non a caso se ne sta ripercorrendo la storia. Stanno facendo i documentari, ritorniamo a parlarne, e credo che sia proprio per questo aggancio con una nuova metodologia tecnologica, ma con lo stesso concetto. Con il senno di poi c'è da chiedersi se i risultati per i cittadini utenti televisivi siano stati positivi. Si potrebbe rispondere di no, specialmente per le TV locali destinate ad una fine ingloriosa. Ma il tumore della fine della televisione tradizionale è iniziato. Altri mezzi tecnologici si presentano all'orizzonte. La televisione costruttiva, nata per arricchire la conoscenza della gente, ha danzato una sola estate.